Il fariseo che cosa fa? Non vuol cambiare, non ne ha bisogno. Lui è tutto a posto. Sono gli altri sbagliati e forse anche un po' anche Dio. Il pubblicano invece non è contento della sua vita e spera e vorrebbe riuscire a cambiarla, magari domani, magari solo un pochino alla volta. E diventa, supplica con tutto se stesso, mettendo in campo corpo, cuore, mani e voce. Batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica verso Dio e il cielo. Chi dei due tornò a casa giustificato? Il fariseo o il pubblicano? Certamente il pubblicano. Non perché più onesto o più umile del fariseo, ma perché si apre come una porta che si socchiude al sole e si apre a Dio, che entri in lui con la sua misericordia, questa straordinaria dolcezza e debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza. Penso, fratelli carissimi, che anche noi dovremmo rimetterci un po' in gioco e guardare questa parabola, guardare il fariseo e nello stesso tempo guardare anche il pubblicano. Forse con l'essere pubblicano si guadagna certamente di più, ma si spende di meno. Il fariseo spende di più, ma guadagna poco. Se vogliamo giocare, non giochiamo a perdere, ma giochiamo perché vogliamo vincere, e si vince soltanto stando con il Signore.